Dottoressa, allora siamo qua a Petilia Policastro, oggi è la giornata del coraggio femminile. E lei come donna come vede questa giornata e soprattutto il coraggio femminile? Per me questa è una giornata importante perché bisogna parlare del coraggio femminile, parlare del coraggio che le donne hanno tutti i giorni, nella quotidianità che loro affrontano e vivono, perché è nella quotidianità che spesso si vedono, si vivono e si sentono le differenze contro le quali noi dobbiamo impegnarci e lavorare e su cui siamo impegnati come istituzioni e come donne a lavorare, perché domani le ragazze che sono in questa stanza, le bambine che sono in questa sala possano vivere in un mondo in cui il coraggio è lo stesso coraggio di tutte le persone, ma non ci voglia più forza e più coraggio per affermarsi in ruoli, in situazioni e nel vivere normale, il maggiore coraggio che spesso ci vuole alle donne per affermarsi. Ed è necessario che questa giornata sia conosciuta, diventi una giornata importante. Perché? Perché in questa giornata si premiano gli esempi, le donne che hanno, che possiamo dire, sono di esempio e possono essere di esempio alle altre per quello che hanno fatto, per ciò che stanno facendo, e perché queste donne diventino il modello a cui tutte possiamo ispirarci. Dottoressa, adesso le chiedo le faccio una domanda extra giornata di oggi. Per quanto riguarda l'assessorato al lavoro, ecco, com'è la situazione attuale di oggi per quanto riguarda il lavoro precario e nella fattispecie ex LSU e LPU? Allora, in Calabria abbiamo tanto precariato, legato anche alle pubbliche amministrazioni che si appoggiano a questi precari per svolgere le azioni quotidiane. Come sapete meglio di me, insomma, a questo punto, ieri abbiamo ratificato con una norma che ovviamente è stata approvata in giunta e che andrà in consiglio, la storicizzazione delle risorse per gli LSU, gli LPU, ma anche per i lavoratori della 31 e della 40. Presidente, allora, sesta giornata del coraggio femminile qua a Petilia Policastro, parlando con lei, ecco, parlando di coraggio, per governare una regione come la nostra ce ne vuole altrettanto di coraggio? Ma ci vuole coraggio, ma soprattutto ci vuole passione, ci vuole convinzione che si può fare. E io credo che giornate come questa dimostrano che c'è un tesoro prezioso, soprattutto nei giovani, che abbiamo sentito stamattina appunto recitare, esprimere pulsioni culturali alte, importanti, e che fanno ben sperare, perché appunto noi abbiamo una terra che nella sua stragrande maggioranza è fatta di uomini, di donne laboriose, oneste, una sparuta minoranza appunto è fatta di criminali, di delinquenti, sparutissima minoranza sfregia l'immagine di questa terra, e noi dobbiamo combattere perché appunto siano sconfitte queste organizzazioni, ma soprattutto si affermi quello che è il valore predominante della Calabria, che è quello dell'accoglienza, del rispetto delle persone. E questo memorial, questa sesta giornata, ha espresso una crescita importante di impegno e anche di messaggio culturale in questa direzione.